Oggi voglio essere un po' polemico perché per quanto mi riguarda ogni tanto è giusto lanciare qualche messaggio un po' più forte. Parlavo l'altro giorno con una mia cliente di vestiti fondamentalmente, no? Di come certa gente spenda follie in abiti che fondamentalmente valgono poco. In questo esempio è venuto fuori anche i nomi di Gucci e Prada, ok? Senza voler fare pubblicità spicciola a nessuno. Però queste due aziende, quantomeno, lavorano in Italia con produttori, artigiani, chiamiamoli come ti pare, italiani che fanno del lavoro di qualità e ovviamente il prezzo finale del prodotto a un certo tipo di costo, ma dentro questo prodotto finale, che sia una maglia, un paio di pantaloni, dei jeans standard piuttosto che delle scarpe, c'è della qualità prodotta in un certo modo. Il consumatore finale porterà a casa un certo tipo di materiale e di, come posso dire, soddisfazione anche personale che sicuramente si ritroverà negli anni. A differenza magari di altri marchi che lavorano in serie, c'è sempre la classica industrietta cinese all'estero, che sfrutta ovviamente la popolazione, li paga quanto basta e produce in serie una serie di prodotti cui poi ci fibbia sopra un'etichetta famosa e comunque il costo è relativamente alto. La qualità sicuramente è superiore magari al mercato classico, però non da giustificare quel prezzo. Perché ti parlo di questo? Perché nel mio mondo, nel mondo degli integratori, ok? Nel mondo dei servizi sportivi, eccetera, è il medesimo ragionamento. Io per scelta nel negozio tengo solo ed esclusivamente prodotti di qualità. Prodotti che se io ti vendo non potrai mai tornare indietro a dirmi che cosa cazzo mi hai dato, Jonathan. Perché ci sono tutte le certificazioni del mondo sui coloranti, sui conservanti, sugli insaporitori, sugli edulcoranti, sulla qualità, sulla produzione, eccetera, eccetera, eccetera. Io non lavoro con il commerciale, non lo farei per me stesso e non lo faccio con te. C'è sempre una cosa che mi sono promesso dall'inizio, sia nelle persone che alleno personalmente, scusa il gioco di parole, sia nei prodotti che do. Di non farti mai usare qualcosa che io stesso non userei. Ed è per questo che molto, magari nelle mie storie, eccetera, faccio sempre vedere i prodotti che utilizzo, perché poi sono quelli che consiglio. Questo io lo chiamo coerenza. Non solo coerenza di vendita, ma coerenza in generale nella vita. Per cui se questo breve video può essere anche uno sfogo personale, piuttosto che un invito a una riflessione, sicuramente è un ragionamento oggettivamente non attaccabile. Con questo io vi saluto, ti ringrazio e buon fine settimana.